Dopo una prima fase di rodaggio iniziata nell'occhio del ciclone e della seconda ondata di epidemia, finalmente i tempi migliori hanno consentito di celebrare con un'inaugurazione ufficiale, come meritava, la nuova sede del progetto Giovani a Valdagno, da qualche mese già attiva nel cuore della cittadella degli studi della Vallata, con ottimi riscontri di presenza in questi primi giorni di apertura fisica al pubblico. Gli ambiti di intervento consistono in più servizi e supporto nel campo dell'informazione, aggregazione, educazione, protagonismo giovanile, educazione, relazione, orientamento. Il taglio del nastro tricolore di rito è stato completato stamattina nella struttura, dotata anche di un giardino allestito in via Petrarca, alla presenza del sindaco con tre moschettieri, ovvero sia assessori al seguito. Grazie al miglioramento del quadro epidemiologico locale, l'appuntamento, che era stato riprogrammato per il termine delle lezioni scolastiche, è avvenuto senza intoppi. Per l'occasione erano presenti accanto al sindaco Acerbi gli assessori Esther Peruffo, Anna Tessaro e Federico Granello, la vicepresidente della provincia di Vicenza, Maria Cristina Franco, la consigliera provinciale con delega all'edilizia scolastica, Cristina Balbi, oltre al presidente del GA La Montagna Vicentina. La nuova sede è ospitata nell'ex abitazione del preside, da poco restaurata grazie al progetto Chiave 2 del GA La Montagna Vicentina e con la collaborazione della provincia di Vicenza. Questo progetto Giovani ha potuto traslocare in una nuova location perfettamente incastrata nel cuore della cittadella degli studi valdagnese. L'ex casa del preside non ospita solo l'ufficio Informa Giovani, ma è dotata anche di uno spazio di formazione e riunioni, uno spazio relax e un giardino estivo che l'hanno resa in appena poche settimane un luogo di aggregazione e di riferimento per i giovani valdagnesi.